Noi oggi premiamo i nostri campioni che si sono distinti a livello nazionale ed internazionale, ma soprattutto perché siano stimolo per gli altri giovani, perché possono crescere con sani principi e con quello che noi proviamo ad insegnare tutti i giorni, e cioè un modello per diventare campioni sì nello sport, ma soprattutto per diventare campioni nella vita. Un premio per i campioni campani che si sono fatti valere nelle discipline natatorie durante la scorsa stagione agonistica. Nella sala dei baroni del maschio Angioino, oggi il Comitato Regionale Campano della Federazione Italiana Nuoto ha consegnato il riconoscimento agli atleti. Un appuntamento tradizionale nel panorama sportivo regionale per gli atleti che hanno conseguito risultati importanti nelle discipline del nuoto, nuoto di fondo, pallanuoto e salvamento. Nel corso della cerimonia, inoltre, è stato anche presentato il calendario 2019 realizzato dal Comitato Regionale della Federazione. Una disciplina delle discipline, quelle dell'acqua, che stanno, credo, nel DNA dei cittadini napoletani e dei cittadini campani. Quindi stiamo parlando di uno sport che non è migliore degli altri, ma è uno sport sicuramente che sta nella storia, nella tradizione dei cittadini del territorio. Speriamo che nelle prossimi giorni, addirittura vuol dire le prossime ore, noi riusciamo con l'amministrazione comunale a individuare un percorso che porti serenità. Ma qua innanzitutto siamo orgogliosi di riconoscere il livello altissimo dei campioni della nostra regione, insieme alla Federazione Italiana Nuoto, a quella ovviamente locale, e quindi c'è tutta la città che esprime la gratitudine per quello che hanno fatto e ovviamente per quello che si preparano a fare per questo anno. Il 2019 è stato per Napoli e per l'Italia un anno importante con le Universiadi, con un lavoro di squadra abbiamo ristrutturato quasi tutti gli impianti, tra cui l'impianto natatorio più importante della nostra città, che è la Scandone, e quindi adesso dobbiamo lavorare insieme per renderle al meglio fruibili per tutti gli atleti, perché qui gli atleti sono tantissimi, la città d'Europa col maggior numero di giovani, e quindi adesso abbiamo offerto anche impianti sportivi all'altezza della sfida atletica e sportiva dei nostri giovani. La Federazione Nuoto Nazionale ha dato la sua disponibilità, l'amministrazione comunale non si tirerà certamente indietro, c'è il nodo piscine, come gestirle e soprattutto avvalersi di quali competenze? No, noi stiamo lavorando insieme, quindi il tavolo è lo stesso e abbiamo anche un'interlocuzione molto forte col Ministro dello Sport, con cui a breve annunceremo altre azioni sulla nostra città proprio riguardo le piscine, e l'obiettivo è quello di una gestione condivisa delle piscine della nostra città, farlo insieme, e proprio su questo abbiamo parlato poco fa e l'obiettivo è quello di chiudere nei prossimi giorni. Ci saranno una serie di incontri per definire le modalità migliori dal punto di vista giuridico, della sostenibilità economica e finanziaria, con l'obiettivo di tenere dentro il comune, i cittadini, le federazioni e le associazioni che operano sul territorio. Quindi dal conclave del Maschio Angioino fumata bianca. Sì. Ma era già bianca, in questo luogo viene sancita ancora meglio, perché è un luogo simbolo della nostra città, e anche aver scelto questo luogo significa quanto è importante il nuoto per la nostra città. Anche piscine chiuse, come penso a quella alla Galante a Scampia, penso a quella di Monfalcone, Poggio Reale, che ormai sono chiuse. Allora, questo è l'obiettivo che stiamo definendo con il Ministro, però non voglio anticipare niente per correttezza, lo anticiperemo insieme nei prossimi giorni, con belle notizie per la città. Tutti interventi sulle periferie, tra l'altro. Stiamo concordando col Ministro, quindi è un altro segnale forte.